Un cervo cammina maestoso in una radura del bosco. Si tratta di una scena relativamente comune al giorno d'oggi, ma non è sempre stato così. Infatti i cervi, come del resto i caprioli, erano del tutto scomparsi negli ultimi secoli dalle Alpi occidentali. Fu proprio nel parco naturale del Gran Bosco di Salbeltran che questi due cervidi vennero reintrodotti per la prima volta, agli inizi degli anni 60. Da allora ci fu una notevole espansione di queste due specie, in parte spontanea, in parte dovuta ad attività di cattura e di reintroduzione. In queste immagini storiche, realizzate nei primi anni 90 in Alta Valle di Susa, vediamo appunto delle catture di caprioli, al fine di reintrodurli in altre zone del Piemonte. Anche alcuni cervi, catturati nel parco del Gran Bosco di Salbeltrand, vennero rilasciati per ripopolare altre valli piemontesi. Per questo motivo sarà il cervo ad accompagnarci nella visita di quest'area protetta nelle varie stagioni. Iniziamo dalla primavera, epoca in cui i cervi sostituiscono i loro palchi. Questi caratteristici trofei, presenti solo nei maschi e che negli individui adulti possono pesare fino a 10 kg, cadono ogni anno all'incirca tra febbraio e marzo, per cominciare subito a ricrescere. Ma poiché la tempistica è diversa da un animale all'altro, nei branchi di maschi in primavera si possono osservare cervi senza palchi. Altri con palchi già in fase di crescita, caratterizzati dalla presenza del velluto, e altri provvisti ancora di quelli vecchi. Questo fenomeno si manifesta anche nei caprioli a inizio inverno, mentre non si verifica nei camosci, presenti numerosi nel parco, che hanno corna non caduche, in quanto costituite da un astuccio di cheratina inserito su un supporto osseo che si innalza dal cranio. L'abbondanza degli ungulati ha indubbiamente favorito il ritorno del lupo. La prima cucciolata accertata sulle Alpi italiane avvenne nel 1997, proprio all'interno del parco del Gran Bosco di Salbeltrand. La ricomparsa di questo predatore suscitò molto stupore, ma in realtà essa appare la logica conseguenza di una naturale espansione verso nord delle popolazioni dell'Appennino. A partire dai primi anni 70, in seguito alla protezione legale della specie e alle mutate condizioni ambientali, la popolazione di lupo in Italia è aumentata di numero e di areale, raggiungendo, nei primi anni 80, l'Appennino Ligure e successivamente le Alpi occidentali.
Il ritorno di questo carnivoro rappresenta un fattore molto positivo dal punto di vista naturalistico, ma ha anche innescato delle problematiche, soprattutto nei confronti degli allevatori. Alcuni di loro, infatti, hanno subito attacchi da parte dei lupi. Pecore, capre e bovini, se non custoditi, rappresentano prede molto più facili rispetto agli animali selvatici. I parchi delle Alpi Cozie, come gli altri parchi piemontesi, svolgono un ruolo importante e attivo nel non facile tentativo di conciliare la presenza del lupo con le attività umane. Migliorare la coesistenza fra il lupo e le persone che vivono e lavorano sulle Alpi e nelle nuove aree di presenza a bassa quota è l'obiettivo principale perseguito col progetto europeo Life Wolf Alps, che si impegna in modo particolare nel supporto alla prevenzione fornendo, grazie a squadre operative chiamate WPU, Wolf Prevention Intervention Unit, consulenza ai pastori, proprio durante la stagione di monticazione, sulle strategie più efficaci di prevenzione degli attacchi e sull'attrezzatura idonea con cui proteggere il bestiame. Inoltre, i guardiaparco, affiancati da tecnici e volontari, effettuano ogni anno il complesso monitoraggio dei branchi di lupi, percorrendo periodicamente dei percorsi predefiniti, detti transetti, rilevando tracce di questo canide. Nel Gran Bosco sono presenti altri carnivori più piccoli, appartenenti alla famiglia dei mustelidi, come l'ermellino e la donnola. Di dimensioni decisamente maggiori sono la martora e la faina, che si distingue dalla prima soprattutto per avere la gola bianca invece che giallastra. Ecco invece il tasso, il più grande mustelide italiano, con un peso che può superare i 10 kg. Ma il carnivoro probabilmente più diffuso nel parco e la volpe, presente praticamente in tutti gli ambienti, dalle alte quote al fondovalle. Ritorniamo ora ai cervi. È l'inizio dell'estate e le femmine si radunano in branchi con i piccoli nati da poco. Nel frattempo, vari uccelli del bosco sono impegnati nell'allevamento della prole. Tra di essi figura il grande picchio nero, una specie piuttosto rara fino a qualche decennio fa, ma ora, fortunatamente, in netta espansione. Bosco, dove spicca la presenza dell'abete bianco, rappresenta senza dubbio l'ambiente più caratteristico e più diffuso del parco e riveste una grande importanza naturalistica e storica. Per questo motivo, una parte dell'interessante Ecomuseo Colombano Romea, voluto e gestito dal Parco del Gran Bosco di Salbeltrand fin dal 1996, è dedicato al lavoro e alla tradizione in Alta Valsusa, tra cui l'economia boschiva come elemento un tempo trainante per la comunità salbeltrandese. Oggi invece la sapiente gestione forestale protegge la ricca biodiversità e favorisce un turismo rispettoso,
che rappresenta un'importante risorsa economica. L'ecomuseo comprende anche il mulino idraulico di Salbeltrand, dove sono conservate le macchine originarie di varie epoche, che permettono quindi di ripercorrere 800 anni di storia dell'utilizzo dell'acqua. Fanno parte dell'ecomuseo molti altri siti culturali e allestimenti tematici. Importanti testimonianze della vita quotidiana di un tempo. Particolarmente interessante è la grande ghiacciaia ottocentesca, composta da un laghetto di approvvigionamento e da un ampio locale dove veniva conservato il ghiaccio, prima di essere trasportato col treno a Torino e in altre località. L'ecomuseo è aperto al pubblico e alle scolaresche, come anche la sede polifunzionale dell'ente, dove è ospitato il centro visite del Parco del Gran Bosco di Salbeltrand. I ragazzi in visita possono percorrere anche il giardino delle farfalle, un modo simpatico per imparare a conoscere, divertendosi, i principali aspetti naturalistici del territorio. Altri insetti, chi sono i parassitoidi? Sono altri insetti che vanno a deporre le loro uova. Uno dei biotopi di maggiore interesse del Parco del Gran Bosco di Salbeltrand è senza dubbio la torbiera del Col Bleuget, situata a oltre 2000 metri di quota. Questo luogo, come tutte le piccole zone umide alpine, riveste una grande importanza naturalistica, soprattutto dal punto di vista botanico. Qui vivono specie piuttosto rare, come l'amiante strifogliata. Negli ambienti umidi alpini si possono incontrare anche le pinguicole, caratteristiche piante carnivore presenti nei parchi delle Alpi Cozie con tre specie. Le foglie delle pinguicole sono collose per catturare e digerire insetti, in modo da supplire alle carenze minerali del loro ambiente. Nel parco sono presenti anche varie specie di orchidee spontanee, così affascinanti per le loro meravigliose forme e colori. Alcune orchidee sono piuttosto rare, come la Godiera repens, una specie nordica presente sulle Alpi con piccole popolazioni, veri e propri relitti glaciali. Di grande interesse è anche la ricchezza degli invertebrati del parco, specialmente per quanto riguarda lepidotteri e ortotteri.
Può sembrare sorprendente, ma nell'area protetta sono presenti anche 8 specie di rettili, un numero piuttosto alto per un territorio spiccatamente alpino. È giunta la fine dell'estate e i cervi si preparano all'importante periodo riproduttivo. Negli stessi giorni, varie specie di uccelli transitano per il parco durante la migrazione. Una di esse, il piviere tortolino, è di particolare interesse naturalistico e da diversi anni viene attentamente studiato e protetto dai guardiaparco. Intanto nel bosco risuonano sempre più spesso i potenti bramiti dei cervi che cercano di radunare un harem di femmine. Quando il bosco ritorna silenzioso, si riveste degli splendidi colori autunnali, assumendo un fascino del tutto particolare. Gli ungulati approfittano delle ultime giornate favorevoli per accumulare grassi e risorse energetiche prima che l'arrivo della neve dia inizio alla stagione più difficile. L'accumulo della neve e il freddo intenso possono mettere in grave difficoltà cervi, camosci e caprioli, provocando la morte degli individui più deboli. Ma intanto, proprio nel momento più duro dell'anno, nel grembo delle femmine sta già sviluppandosi la nuova vita che nascerà in primavera. E allora, come ogni anno, i prati e i boschi ospiteranno le corse e i giochi dei nuovi nati, seguendo il prodigioso ciclo naturale delle stagioni e della vita che nel parco, fortunatamente, si svolge ben protetto e quasi inalterato nel tempo.